Tommy Romoli non finisce il secondo giorno, perché mi sembra ci sia tanti ragazzi ancora che vogliono valere giocare a pallacanestro in questa notte bianca, con la collaborazione, con l'unione con la Fondazione Tomasino Bacciotti. Facciamo un mini bilancio di questi due giorni. Avete fatto un lavoro te, il tuo staff, Tommy, insomma un lavoro veramente, veramente bello, tante persone. Però il bello deve ancora venire, perché domani c'è un'altra giornata, c'è quella delle finali. Sì, c'è quella delle finali, però Nicco penso sia emozionante, bello, giusto per noi e per tutti godersi tutti i momenti. Abbiamo cominciato ieri, oggi è stata un'altra giornata strepitosa e, come hai detto bene, non è finita, perché è finita la seconda partita da tre minuti e in campo ci sono già ragazzi che vogliono ancora giocare. Questo è sicuramente l'aspetto più bello, è la vittoria più grande da questo punto di vista, perché vedo bambini di 8-10 anni e appena abbiamo lanciato l'idea, che è nata, come ben sai, della notte bianca e di cercare di fare l'alba tutti insieme qui a giocare a basket, era solo un'idea. E i numeri ci sono, vediamo. Sicuramente il bilancio dei primi giorni è molto soddisfacente. Senti, vi siete fatti un bel mazzo, diciamolo chiaramente, dalla mattina presto per montare, poi c'era il vento e dava noia oggi, però poi è andato tutto bene, anzi stasera serata ancora più fresca, ha giocato un'altra partita tosta, perché nessuno mi sembra che quando scende in campo poi ha tanta voglia di scherzare, no? No, nessuno ha voglia di scherzare, tutti amici, è la cosa bella forse della nostra città, ci conosciamo tutti in campo, ci si frequenta fuori, ma quando siamo qui dentro, che si chiami All Star Game Firenze, che si giochi per i bianchi, per gli azzurri, è sempre una bella lotta, una bella battaglia fra tutti. Allora, a questo punto Tommaso Romoli si sbilancia e ci fa un pronostico per bianchi rossi domani. No, il pronostico non lo faccio, io c'ho il mio pensiero solo per le partite viste ieri e oggi, ma ne parlavamo prima anche con Tommy, giocare in un campino in un campo regolamentare al Piazzale Michelangelo, io credo, Nicco, stasera non voglio esagerare, ma penso che se parliamo di un migliaio di persone non credo che ci sbilanciamo, più di tanto, e i punti di riferimento, tutto quello che sai meglio di me, non è come giocare in palestra, quindi tanti valori si azzerano, tante situazioni non sono le stesse del campo normale, e quindi vediamo, ci aspettiamo sicuramente una bellissima finale. E quindi lanciamo un appello, domani cerchiamo di raddoppiarle queste persone, chi non è venuto ha la possibilità domani di godersi lo spettacolo forse più bello, perché c'è la gara alle schiacciate, c'è tutto domani, no? Assolutamente, domani è la giornata conclusiva, mi si stringe il cuore già a pensarlo che domani a quest'ora probabilmente saremo a levare le transenne e a smontare tutto, non ci voglio pensare, pensiamo a ora, pensiamo a domani e sicuramente ci aspettiamo la finale del contro 3, del 3 contro 3, dei junior, dei senior, ci aspettiamo la gara delle schiacciate, ci aspettiamo una finale, sarà un crescendo fino a mezzanotte e poi ci saluteremo sicuramente dandoci l'appuntamento l'anno prossimo.